Buongiorno, diamo inizio alla conferenza stampa del film La Sapienza di Eugène Green, che è stato il film d'apertura della sessione Onde ieri sera. Abbiamo con noi Eugène Green, che già il pubblico di Torino conosce, protagonista 3 anni fa di un omaggio molto amato dal pubblico del festival. Poi abbiamo Christelle Prott, che è un'attrice che ha lavorato spessissimo con Eugène ed è protagonista del film che abbiamo visto qui a Torino. In sala ci sono anche, non abbiamo purtroppo spazio qui al tavolo, però ci sono anche in sala i due giovani protagonisti del film, che sono Ludovico Succio e Arianna Nastro, sono qui davanti. Poi c'è anche il produttore italiano Alessandro Borrelli, che con la sua società, che compie proprio quest'anno 10 anni, no? di attività, la Sarraz, non solo ha prodotto il film, ma lo distribuirà a partire da lunedì nelle sale torinesi e italiane. E abbiamo anche Martine del Clermont-Tonnerre, che è la produttrice francese. Bene, io darei via alle domande, se ci sono da parte del pubblico, altrimenti iniziamo noi. Sì, dai, io chiederei allora a Eugène di raccontarci un po' questo film, che nasce da questa contrapposizione tra Borromini e Bernini e si costruisce un po' su questo percorso di recupero dell'umanità e dell'amore in una coppia in crisi, attraverso l'incontro con con due giovani italiani. Sì, la storia, l'argomento. Diciamo, come nasce l'idea, ecco, come nasce l'idea di lavorare su questo l'idea, contrasto sì. tra Bernini e Borromini e costruire il film. Ho una vecchia passione, Borromini, e il Borromini è per me una vecchia passione. L'ho scoperto negli anni 70, quando ero studente di storia d'arte, ma non volevo fare una biografia storica, un film in costume, perché secondo la mia idea del cinema non si deve fare teatro quando si fa cinema, e un attore in costume fa sempre teatro, perché il corpo si muove altrimenti, si pensa altrimenti. Ma dopo ho avuto l'idea di legare questa l'opera e la vita del Borromini con una storia contemporanea di un architetto che ha avuto molto successo, ma che comincia a dubitare del valore del suo lavoro, e anche che è in crisi nella sua coppia con sua moglie. E quindi è nata questa storia di un architetto che parte in un viaggio, una ricerca, si dice, ma in francese si dice une quête, è più preciso, per ritrovare fonti di ispirazione. Ma dopo questo incontro con una giovane coppia, fratello e sorella, c'è un cambiamento anche nei due personaggi adulti, e tramite questo incontro con i giovani e tramite anche la scoperta o la riscoperta dell'opera di Borromini, c'è un cambiamento interiore in tutti i personaggi, e in particolare negli adulti. Domande? Abbiamo già chiesto ieri sera in sala a Christelle Prott-Landman di raccontarci la sua esperienza, no? Diciamo storica, no? di collaboratrice, di attrice storica con Eugène Green. Volevo appunto approfondire questo aspetto, anche perché poi il suo personaggio nel film è quello che maggiormente e per primo rompe questa fissità, questa frontalità che è caratteristica tipica della recitazione
nel cinema di Eugene Green. Lo rompe proprio attraverso lo sguardo, un sorriso che comunque infrange questa impostazione di regia che Eugene dà ai suoi attori. Oui. Bon, pour commencer, ma rencontre avec Eugène s'est faite au théâtre, justement, lorsqu'il travaillait sur la déclamation baroque. Et ensuite, nous avons travaillé sur d'autres auteurs plus récents, Claudel, Maeterlinck. Et c'est à partir de ce travail-là que j'ai découvert qu'Eugène écrivait pour le cinéma et qu'il m'a proposé le premier rôle de son premier film. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Le travail au cinéma est très différent de ce qu'on pouvait faire au théâtre. Pour ce qui concerne ce travail particulier, il y a un cadre très précis, très simple, comme je le disais hier, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas difficile. c'est quand même difficile. La contrainte du regard caméra, par exemple, où on ne voit pas le regard de notre partenaire quand on lui donne la réplique ou quand il nous donne la réplique. Donc ça demande une écoute absolument intense. Voilà pour la première partie. Il mio incontro con Eugène è avvenuto in teatro, in un momento in cui lui stava lavorando in teatro, e in seguito abbiamo cominciato a lavorare insieme su vari autori anche più recenti come Claudel. È stato in occasione di questa collaborazione teatrale che ho scoperto che Eugène stava già scrivendo per il cinema, ed è stato allora che mi ha proposto il mio primo ruolo di questa nostra collaborazione per il primo film che ha realizzato. Sono passati 15 anni da allora. Spiegavo ieri sera durante la presentazione del film che il lavoro che Eugène fa con gli attori è un lavoro particolare, ci dà un quadro, un contesto molto preciso e molto semplice, ma questa semplicità non significa che poi il lavoro che dobbiamo fare noi lo è altrettanto, anzi è un lavoro difficile e impegnativo per una serie di limitazioni che ci dà, in particolare nello sguardo, per esempio. Noi non possiamo vedere lo sguardo del nostro partner mentre avviene lo scambio delle battute. Alors, pour ce qui concerne mon travail particulier, là, que vous avez un petit peu décrit, c'est vrai que je m'attache beaucoup, mais certainement parce que il y a tout cet antécédent, ce travail d'il y a 15 ans. Mais déjà à l'époque, c'était mon souci, c'est-à-dire, comme le cadre est très précis, qu'il s'agit de véritablement jouer de façon retenue, en respectant la musicalité de la langue, en faisant les liaisons, en ne faisant pas de gestes inutiles. Mon idée, ça a toujours été d'essayer de trouver la plus grande liberté possible à l'intérieur même de ce cadre, et donc sans jamais le trahir. Et c'est ce que je fais. Voilà, c'est comme ça que je me laisse aller à l'intérieur du cadre qui peut sembler rigide. Qui pourrait sembler rigide. Et en réalité, c'est une aide fabuleuse pour, il me semble, pour aller du côté de l'authenticité. Voilà. In questo è un lavoro appunto particolare che ormai io conosco perché lo faccio da 15 anni a questa parte. All'epoca, all'inizio, mi inquietava un po' il fatto di avere una libertà di movimento in un confine così preciso e così definito, dove quello che Eugène ci chiede di fare è di esercitare un contenimento
nelle emozioni, di stare molto attenti alla musicalità della lingua, quando si tratta di francese, di fare le liaison tra le varie parole e di non fare gesti inutili mentre recitiamo la nostra parte. Ma pian piano in questa nostra collaborazione mi sono resa conto che all'interno di questo quadro è importante per noi attori trovare la nostra libertà di movimento e senza mai tradire il quadro che ci viene dato. Quindi quello che io faccio ora, che ho fatto anche in quest'ultima collaborazione, è lasciarmi andare malgrado il quadro possa sembrare rigido. E in realtà questa struttura così precisa e così definita dà agli attori la possibilità di attingere alla propria autenticità. Domande? Buongiorno, la mia domanda è per il regista. Lei ha detto in un'intervista di non essere attirato dal documentario come forma cinematografica, pur rispettandolo, perché lei pensa che la verità più grande risieda nella finzione. E volevo chiederle se può spiegare meglio questo concetto, questa frase, che mi è sembrata interessante. Il concetto con la sua... Sì. Vous avez déclaré de ne pas être intéressé au documentaire parce que la fiction est en quelque sorte plus réelle. Sì, questo è vero, ma sto adesso a Parigi, sto montando un documentario, ma non è... sono litigo con la produttrice, che non è la produttrice abituale, Martin, che è qui, ma perché lei considera un documentario come un reportage, voilà, reportage televisuale, e per me non è questo. Ho filmato... è un documentario sui baschi e il loro rapporto con la loro lingua, e ho filmato soprattutto quattro giovani e ho creato quadri con lo stesso direttore della fotografia, Raphaël Aubin, quadri che spesso sono come i quadri nel film di finzione, ma è vero che è un'altra cosa, perché non sono io che ho scritto il testo, sono le persone che parlano, ma è vero che in un modo generale direi che penso sempre questo, che la finzione permette di andare più in avanti verso la realtà nascosta, perché non è interessante, secondo me, dimostrare la realtà che si vede ogni giorno intorno di noi, ma il cinema permette di dimostrare la realtà nascosta, e per me è più facile di fare questo attraverso la finzione. Credo ci fosse un'altra domanda. Microfono, scusate. Microfono. Tiziana. Scusa, il microfono lì. Buongiorno. Io volevo fare una domanda riguardo appunto la scelta dei due giovani attori protagonisti. Arianna Nastro l'avevo già, devo dire, apprezzata nel film di Saverio Costanzo, e invece leggo che il giovane protagonista maschile è alle prime armi. Volevo capire perché lei ha scelto questo attore, e come, visto che è al debutto, come si è preparato, perché devo dire che visto che lui recita solo in italiano, mentre Arianna Nastro recita praticamente solo in francese, e tra l'altro devo dire molto bene, perché sembra francese, non sembra italiana quando parla, devo dire che soprattutto nei continui campi contro campi
nel confronto con l'attore francese, cioè ho trovato il confronto nei campi contro campi con l'attore francese fosse anche un po' macchinoso, lento, e quindi vorrei capire come, qual è stata la preparazione e come si sono costruiti i campi contro campi, soprattutto poi la recitazione in generale. Mi sono concentrata, cioè ho molto riflettuto su quei campi contro campi. C'erano molti parecchie domande, ma provo di rispondere. Prima cosa, scelgo gli attori giovani o meno giovani nello stesso modo, cioè che ricerco soprattutto qualità interiori, perché per me è quel che mi interessa nel personaggio e quindi nella persona. Quando la Saras e la Commissione dei Film di Piemonte hanno organizzato audizioni per trovare i due giovani protagonisti, e io ho visto, credo per le ragazze almeno 25 e per i maschi ancora di più, audizione, e nei due casi c'era solo una persona che mi interessava, e poi non avevo visto il film nel quale Arianna aveva recitato, e quindi non era sul base del film. E poi ho incontrato i due giovani qui a Torino, e dopo l'incontro ero sicuro di aver fatto la buona scelta. Quando scelgo un attore che ho visto in un film o parecchi film, è uguale, non scelgo sulla base del film, ma sulla base di un incontro. E mette la persona sempre, generalmente si ha luogo in un caffè e mette la persona di fronte, così come nel film, in campo e contro campo, e parlo con la persona, e se ricevo un'energia interiore che mi interessa, so che è la buona scelta. E per la recitazione, che sia qualcuno che comincia o che ha fatto molte parti, è uguale, facciamo semplicemente una lettura della sceneggiatura. Io faccio osservazioni soprattutto sopra l'intonazione musicale, e quando, se un attore comincia a fare un'interpretazione psicologica con le intonazioni che si sentono nei film che prendiamo come intonazioni naturali, ma che non lo sono, infatti, io dico di no, di parlare sempre come se si parlasse a se stesso, perché quando si parla a se stesso non si cerca di fare effetti di retorica, e non si pensa, infatti, ci sono solo le parole e le emozioni che le parole sciolgono. Grazie. Sciolgono. Quindi ho lavorato con Ludovico nello stesso modo che con Fabrizio, che ha fatto, non so quanti parti, ma era lo stesso lavoro. Sì, prego. Buongiorno. La mia è una domanda un po' particolare. Vorrei sapere come mai alla fine delle Mon Vivant il saluto è così, e alla fine di questo film il saluto è così. Cioè, c'è un cambiamento di stile. No, se nella fine del mondo vivant è i personaggi sono completamente immobili.
e quindi mi pareva più giusto così, ma nella fine della Sapienza sono lontano, sono sul lago, e anche per attirare l'attenzione di quelli che sono sulla riva, forse influenzato un poco dalla regina d'Inghilterra, non so perché lei fa sempre così, ma non ci pensavo. No, non ci pensavo, forse per un psicanalista c'è una spiegazione, ma per me no. Se ci sono altre domande? Se no io vorrei fare due domande, una a te e una a entrambi. La prima è sul ruolo dell'architettura, che mi rendo conto che è un po' un argomento fondamentale del tuo cinema. Come ti approccia l'architettura? Com'è che filmi? Com'è che decidi di filmare i palazzi o i monumenti? Penso a Le Pont des Arts, dove il ponte di Parigi aveva un ruolo metaforico, spirituale. Qui invece mi sembra che hai mantenuto questo elemento metaforico, ma sei anche andato molto vicino alla struttura del palazzo, con queste riprese dall'alto in basso o da destra a sinistra, cioè sei molto geometrico anche nel filmare. E la domanda che vorrei fare invece entrambi è come avete lavorato nella scena che fate insieme, che forse è il momento più bello del film, quando tu improvvisamente compari. È una scena notturna, vorrei sapere da te e da lei come, da Christelle, come avete lavorato questa scena. Per l'architettura, sì, c'è molto rumore, non si può. Per l'architettura ho provato di trovare un modo di rendere per l'immagine cinematografica, che è un'immagine piatta, sì, di rendere l'energia e la dinamica di un'architettura, che è una creazione di un modo di strutturare uno spazio, ma anche nell'architettura barocca di fare un movimento nella materia, la materia molto concreta, sì. E anche perché un'architettura anche struttura la luce, e questo è molto importante nel film, e quindi ho cercato con Raphael, il direttore della fotografia, modi di rendere l'architettura. Per le chiese, per esempio, era per mostrare nello stesso tempo il movimento del parete, ma anche il piano. Abbiamo fatto questo movimento circolare perché sulla cornice sulla cornice si vede anche il piano del suolo, suolo. Quindi o per esempio il Palazzo Falconiere nella Via Giulia a Roma, siccome era un palazzo che esisteva già, ma Borromini l'ha ristrutturato, e la famiglia si chiamava Falconieri, e quindi ha fatto due pilastri all'angolo che sembrano, quando la Via Giulia è molto stretta e quando si cammina così si vede solo un pilastro, ma se si alza lo sguardo si vede che invece di un capitello c'è una testa di falcone con segni di donna, e quindi ho pensato a questo movimento che sarebbe il movimento dello sguardo di una persona che alza lo sguardo. Dunque è molto lento, si alza sul pilastro, sembra un po' noioso perché ci sono solo questi non so la parola neanche in francese, ma questi linee di cannelli. No, aspetta, sono sulle colonne le
Grazie. La scanalatura del pilastro, e poi subito alla fine si scopre i seni, e poi la testa di Falcone è molto impressionante. Quindi, ecco, e per la seconda domanda, questa scena per me era un po' nervoso, perché io non recito molto e ero anche regista, ma diciamo che penso di aver di l'aver fatto come le altre scene, non so, forse Cristella ha un'idea più chiara. Oui, exactement comme les autres scènes, c'est-à-dire qu'on a fait une lecture à la table de l'ensemble du scénario des mois et des mois avant, peut-être deux, je ne sais plus. Et ensuite, on ne s'est pas parlé de la scène en particulier, sauf que pour ce qui me concerne, je savais que c'était une scène clé pour Aliénor, que, comment dire, sa libération, entre guillemets, venait des paroles de cet homme, de cette rencontre. Voilà, que c'était décisif pour elle, très mystérieux. Donc je n'ai pas cherché à trouver d'explication de quoi que ce soit. Sinon, on a eu très froid, très longtemps. On a attendu longtemps que les lumières de la petite île de Borromée s'allument. Que les lumières s'allument, elles ne s'allumaient pas, on était désespérés, parce que c'était très beau en arrière-plan. Et ensuite, on a commencé par les plans plus larges, ensuite les plans plus rapprochés, comme d'habitude, et c'était très émouvant de travailler enfin, avec Eugène comme partenaire. Anche per me. Questa scena l'abbiamo girata, l'abbiamo lavorata come le altre. Noi facciamo una lettura dell'intera sceneggiatura circa due mesi prima dell'inizio delle riprese, poi non parliamo, e quindi non abbiamo parlato neanche di questa scena precisa. Quello che io sapevo è che sarebbe stata una scena fondamentale per Aliénor, nel senso che la sapevo che la sua liberazione sarebbe arrivata attraverso l'incontro con i genitori di quest'uomo, e dunque capivo che era decisiva per lei, ma non ho cercato ulteriori spiegazioni da Eugène. Il ricordo sul set è di un freddo molto intenso che è durato a lungo, fino a quando pian piano le luci dell'isola Borromea non si sono accese, e poi le riprese sono avvenute come di consueto, quindi da un campo larghissimo a un campo largo, un campo medio, ed è stato per me molto commovente questa opportunità di lavorare di recitare con Eugène. Bene, noi ringraziamo Christel Proth-Landmann e Eugène Green per la sapienza, e lasciamoci.